ulteriori indugi, abbiamo davvero un parterre di relatori di tutto rispetto, abbiamo dei grandi imprenditori, ma soprattutto abbiamo delle grandi persone, persone che hanno fatto tanto, ognuno nel suo campo, per rendere un po' migliore il paese in generale e le loro zone di appartenenza in particolare. Per cui a portarci un breve saluto sia delle istituzioni sia di alcuni amici che ci aiutano in queste opere di divulgazione c'è per il gruppo UBI Banca, senza la quale probabilmente non riuscirei mai a fare un Olivetti Day, per cui ringrazio il gruppo UBI e ci parlerà il responsabile della macro area sud, centro-sud, il dottor Alberto Pedroli. Alberto Pedroli, che invito a portarci il suo saluto. Grazie. Buongiorno a tutti. Non voglio annoiare, insomma, ho proprio un foglietto leggero, ma esordisco dicendo che c'è un vecchio detto cinese che mi hanno insegnato a Beijing nella mia esperienza professionale, che la passione del tuo amico diventa la tua passione. Quindi UBI Banca non è appassionata di questi temi in proprio, è perché ha degli amici che creano quella giusta sensibilità e quella giusta conoscenza. Perché una banca è un soggetto a volte un po' asettico e quindi al contrario l'umanità e la relazione la rendono quanto di gradevole ci sia. Da parte mia e da parte dell'amministrazione, soprattutto di UBI Banca, do il benvenuto a tutti voi. Vorrebbe essere una bella giornata questa, una giornata di lavoro. E in particolare l'intervento del professor Faggin, che non necessita certamente della mia presentazione, però già l'ho fatto ieri sera in un momento conviviale dove ho avuto il piacere di conoscerlo. Lo ringrazio perché ha modificato in meglio la mia vita in primis, ma in generale la vita di tutti noi, perché le sue applicazioni, le sue scoperte sono forse quelle più in uso in questo momento nel mondo intero. Grazie a Gianni Ferrari perché, individuando Matera come luogo per celebrare questo Olivetti Day, di fatto interseca la visitrice, interseca la retta di Olivetti con la retta della celebrazione della Capitale della Cultura 2019. E questo è un fatto di grande sensibilità ed è un fatto di grande lungimiranza. D'altronde, essendo presidente di Superpartes e di Digital Universitas e soprattutto lavorando su due temi molto importanti, quali quelli dei master sui quali mi hai contaminato, e da qui appunto il fatto che la passione di un amico diventa la tua, ecco, va a cogliere quelli che sono due grandi gap formativi tra l'esigenza che il mondo delle imprese oggi ha e di fatto quello che è un percorso scolastico. C'è un miglio che solitamente non viene colmato, ecco, qui c'è una grandissima opportunità e una grandissima possibilità per tutti quanti voi. Ecco, ma perché innovazione e ricerca, che sono i temi sui quali oggi saremo stimolati, hanno una valenza così importante? Beh, la realtà attuale la vediamo, è una realtà molto accelerata. Io ieri ho preso due voli aerei e non sono un top manager di una delle principali aziende del mondo. Non solo, all'interno di una giornata abbiamo tantissime cose, tantissimi stimoli. E abbiamo la sensazione che tutto ciò renda obsoleto il ciclo di vita dei prodotti. Il nostro telefono ha una curva di obsolescenza molto rapida, per esempio, dei processi, delle competenze e delle conoscenze. E quindi da qui l'esigenza di un'innovazione continua, di una ricerca sistematica, per poter continuare a competere in un mondo molto complesso. Fino a non molti anni fa l'innovazione caratterizzava poche persone ed era un fatto straordinario. Se si girava per le aziende, fino a circa il 2000, le aziende avevano una tecnologia molto più stabile che non quella attuale. Ecco, oggi
se intervistassimo degli operatori economici, tanti operatori economici, ci potrebbero tranquillamente dire che al contrario oggi l'innovazione è un processo continuo. Non è più possibile solo gestire, non è più possibile solo manage delle situazioni. Occorre innovare. E in questo senso ricerca e innovazione diventano un habitus, per cui un vestito che mettiamo non la mattina per levarlo la sera, ma lo mettiamo e non lo leviamo più. Io vorrei, se mi permettete la licenza, di una citazione biblica, in particolare l'inizio del primo libro dei Re, alla chiamata del profeta Samuele, viene scritto che la parola di Dio era scarsa. È un modo elegante del narratore per dirci che Israele non ci capiva più molto in quel momento. E questa velocità, questa necessità di innovazione continua, di fatto ci lascia un po' in questo, a noi che siamo operatori e non siamo conduttori dell'innovazione, indubbiamente ci lascia un po' così. Un mondo accelerato, un mondo complesso, che pure però è frutto del nostro stesso lavoro. E questa considerazione l'ho ritrovata proprio nelle parole del professor Fagini ieri sera, questa complessità. La soluzione, il profeta Ineunte, Samuele ancora non lo era, porterà l'attenzione sul futuro, indica una strada. Anche l'innovazione ha questa capacità implicita, quella di presentare un futuro, ma non un futuro possibile, un futuro qui e ora. E questa dimensione, ovvero rendere possibile un sogno, un futuro, tranquillizza molto. L'innovazione è fatta però, per quanto ne so, dal 95% di sweat e di fatica, di sudore, e dal 5% dal genio, nel senso che sono tante le strade, la chiamiamo ricerca, a fondo cieco, che vengono percorse, per cui chi decide di fare dell'innovazione il proprio habitus non può non mettere in conto tanti fallimenti. All'invenzione della lampadina, il suo inventore diceva: io ho fatto 1000 tentativi, ho 1000 lampadine. E questo è sicuramente un ambito e un ragionamento molto molto interessante. Chiudo, parlavamo di futuro possibile, visibile, qui ci sono dei giovani. Nel prossimo decennio si apre una grandissima eredità, ci sono circa 5 milioni di posti di lavoro che mi ci metto anch'io, la mia generazione lascerà libera. È sufficiente una presenza fisica, cioè il fatto di essere lì in quel contesto storico per diventare degni di questa eredità? Io la metterei invece su un tema di merito. Occorre che la vostra generazione sia una generazione che si impossessa di questo mondo. Si impossessa di questo mondo nel merito, per cui nel tenere le proprie competenze, le proprie conoscenze, le proprie capacità assolutamente adeguate al momento, ma lo faccia, e qua stacco Keynes in quello splendido e visionario opuscoletto che scrisse proprio come avvio dell'anno accademico nel 1930, anno di grandissima crisi economica, l'abbiamo studiata, la ricordiamo tutti, scrisse nell'apertura dell'anno accademico appunto una delle dimensioni per le quali l'uomo poteva uscire da quel momento di crisi era la pace. Se la pace diventa l'habitus insieme alla grande capacità vostra di essere meritori di questa eredità, allora diventerete davvero gli eredi. E tocco questo tema della pace perché non è così scontato. Perché la pace è altrettanto innovativa che la ricerca e, come abbiamo detto, l'innovazione. La vostra generazione però è una generazione un po' disattenta, un po' lontana dai problemi che esistono. Io, se fossi uno di voi, sarei in piazza oggi. Perché conosciamo che cosa vuol dire la capacità non violenta di cambiamento, di mobilitazione. Purtroppo però il messaggio culturale al quale spesso attingiamo è un messaggio tutt'altro che non violento. Da qui il mio richiamo alla pace. Buon lavoro a tutti e grazie.